riflessione di un attimo. Ai 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 ai, sempre sei un'emozione fortissima. Sono veramente felice stasera, abbiamo fatto i nostri soliti 150 km perché lo meritava. Riccardo Sinigallia, ti saluto e ti ringrazio di essere con noi. Grazie a te, grazie a voi. Ospite d'eccezione per la notte dei ricercatori dell'Unical, non a caso, perché scopriremo anche questa attitudine alla ricerca. La sperimentazione è una parte preponderante della tua opera, perché comunque carriera lunghissima e ricca appunto soprattutto di produzioni, collaborazioni, scritture e paradossalmente solo 3 album. Cioè possiamo dire appunto che vivi la musica in maniera tra virgolette scientifica, elaborandola quasi come un ricercatore dell'anima e del suono. Ma diciamo che l'hai molto poetizzata, sono contento perché lo prendo come un complimento, però lo è. Diciamo, ho sempre pensato che in qualche modo cercare, in questo poi consiste la ricerca, di indagare sia sulla tecnica, sulla parte tecnica, quindi migliorarmi senza mai cercare la parte tecnico-grammaticale delle cose, ma magari... È più istinto che mestiere. Sì, penso di essere riuscito negli anni ad evitare quella conversione automatica nel mestiere. Però poi di fatto in qualche modo ti trovi a fare un'attività che in qualche modo ti porta ad avere delle misure, delle contromisure che si avvicinano a quelle del mestiere, quindi è sempre una tensione continua tra l'attività professionale e quella che hai sempre sognato di fare, cioè quella completamente libera di ricerca pura, e qui sta appunto questo filo su cui percorri, a volte cadi, ti rialzi, riprendi, però mi stimola, mi piace, mi diverte. Senti, dopo quasi 25 anni ti si può annoverare più come autore che come cantante ormai? Guarda, Paolo Conte, che è uno dei miei artisti proprio preferiti al mondo, diceva: io mi considero un autore più che un cantautore, vedo e ho una serie di clienti che vengono e cui fornisco la mia opera. Lui può permettersi di usare questo tono un po', come posso dire, di basso profilo. Io penso di essere un appassionato di musica e di parole, e alla fine soprattutto di questa fusione tra la musica e le parole, che viene chiamata canzone, che io poi cerco di in qualche modo elaborare in forme diverse, però anche in forme molto semplici. Mi piacciono entrambe. La ricerca fa parte di tutto quel percorso che ti porta poi magari a fare una canzone molto apparentemente più semplice, come quella che può essere in cui ho scritto il testo per Mina Celentano o altre cose. La cosa che mi fa incazzare, come dicevo prima, ti si vede poco suonare, ti si sente poco nel circuito mainstream, e poi appunto hai fatto finora pochi album. Ricordo tempo fa dicesti che avevi addirittura pensato di smettere. A questo punto pensi che avresti meritato di più? Se la musica diciamo è un sistema chiuso, come a volte anche l'università, questo lo dico io, con accesso solo ai soliti noti o a chi si adegua a un certo tipo di meccanismo? Sì, la questione è sempre la solita, secondo me, in tutti i rami della civiltà contemporanea occidentale, cioè quella per cui il profitto è quello che presuntuosamente pensiamo sia più conveniente al fine di ottenere questo profitto, si percorre e si cavalca con maggiore entusiasmo. Io per fortuna sin da piccolo ho pensato che questo fosse l'unico modo possibile per evitare questo tipo di ragionamento, e che ho scelto di fare l'artista. All'inizio non lo ero un apprendista. Oggi posso dire, dopo tanti anni, ma è poco che lo dico, posso considerarmi un artista perché penso di aver comunque lavorato abbastanza
nel sottoscala, nella ricerca. Anche un artigiano, direi. Sì, sì, è una parola un po' abusata questa, però sì, va bene, la condivido, cioè la sento abbastanza mia, quindi sì. E autore, appunto, da produttore e anche da regista di videoclip, ha firmato diversi capolavori. Non posso non ricordare Quelli che ben pensano, oppure alcuni dei primi grandi successi di Niccolò Fabi, di Max Gazzè, o anche altre incursioni comunque nel mondo dell'hip hop. Però la tua è una presenza discreta, cioè un tocco magico, per citare il buon Guglielmi, che ancora oggi pochi riconoscono, non tutti conoscono. Allora, ho fatto un quadro, no? Una fotografia della tua carriera, e mi sono chiesto, non sarà che te la perindole sta cosa di stare dietro le quinte e di preferire l'ideazione anziché l'apparire? Guarda, io sarei felicissimo di suonare al Palacis Alfa o al Palalottomatica col sold out. Però sinceramente ho sempre messo davanti la tutela e la longevità delle mie cose. Io credo che, essendomi protetto in quel modo, oggi posso essere molto felice di suonare davanti a 400 persone che vengono ad ascoltarmi, o anche a 18. Però in un modo esattamente identico a quando ero un ragazzo e vedevo appunto De Gregori o Battisti fare lo stesso. Voglio dire, non mi paragono a questi artisti, però comunque diciamo che l'intenzione di preservare la longevità a scapito dell'immediato successo è stata una cosa abbastanza consapevole dal primo momento, quindi lo faccio con grande, ma senza snobismo o troppa presunzione, lo faccio come una autodifesa, che mi rendo conto che funziona. E in questo senso penso che la ricerca in tutti i settori sia più conveniente in quest'ottica piuttosto che in quella dell'immediatezza. È proprio più conveniente, ma anche economicamente, non so. Alla fine, facendo una taratura, uno può fare tanti soldi subito, ma poi, come vedi, che perché la libertà è anche il suo valore. Sì, ma soprattutto la bontà e la lentezza della produzione, e anche la ponderatezza con cui si decide di produrre, ecco. Non a caso il gruppo in cui suono si chiama, in maniera abbastanza emblematica, The Producers col The Privativo. Ci arriveremo. L'ultimo album in studio per tutti, risalente anni fa, hai dichiarato che ha chiuso una trilogia nel tuo modo di approcciarsi comunque al pubblico, all'altro e anche a te stesso riguardo alle canzoni. E adesso? Ci sono in programma nuovi progetti da solista, cosa su sé e quando vedranno la luce? Sì, sì, io penso che farò prima o poi uscire un quarto album, che alla fine sarà inevitabilmente comunque la continuazione di quella trilogia. Allo stesso tempo ho finito da poco una colonna sonora per Mafia Capitale, che mi ha impegnato molto insieme ai miei colleghi Emiliano Di Re. Parleremo anche di questo. Insomma, faccio tante cose contemporaneamente, appena poi riesco a concentrarmi sulla solitudine. Penso che qualcosa uscirà fuori anche per me, per continuare quel percorso da solo. Andiamo a Sanremo 2014, ci fu questa leggerezza, insomma, e l'inevitabile squalifica. Bravo. Ma io mi chiedo ancora oggi come caspita ha fatto a venire fuori il tutto, e se ti sei chiesto negli anni se può esserci stato, io qui faccio, come si dice da noi, il malo pensatore, se può esserci stato lo zampino di qualcuno che non ti vedeva di buon occhio in tutto questo buffone. Può essere, non lo so, guarda, io veramente ne so quanto voi, nonostante abbia cercato di saperne di più in ogni modo, chiedendo alle persone che ovviamente avevano un accesso maggiore alla verità. Però quella che è uscita fino ad oggi è quella di uno che ha pubblicato un video di fronte al quale io sono stato inchiodato, e forse anche in maniera, come posso dire, abbastanza corretta dal punto di vista del karma, squalificato dalla musica istituzionale italiana. E alla fine lo accetto anche con un po' di vanto. In effetti, diciamo che ci sta per uno che è sempre stato libero e indipendente. Mi è dispiaciuto, però alla fine, facendo i conti, proprio quella sottile, come posso dire, subliminale andatura della cultura popolare italiana, sì, per la quale
alcune persone fanno fatica a entrare in determinati contesti. Ipocrisia a tutto spiano. Di Sanremo adesso non facciamo nomi, ma i testi e le canzoni proprio scopiazzate, sia nei titoli che nelle parole che nelle musiche, proprio non si contano. Una grande canzone inedita, diciamo, ha dovuto subire questo, giustamente, da regolamento, esatto, diciamo. Ma... Io spero lo cambino, perché è veramente anacronista. Effettivamente. La tua parte ribelle, ho continuato a scoprirla piacevolmente negli ultimi tempi. Parlavamo prima, appunto, di questa colonna sonora del docufilm Per Manca Capitale, e prima ancora hai scritto e anche cantato, partecipato insieme al grande Mastandrea alla canzone per Federico Aldrovandi, Che male c'è, di Marina Rei. Sì, ho studiato, diciamo che ho studiato negli anni. A parte l'apprezzare e condividere tutto questo, ti chiedo il tuo pensiero sulle vicende e come queste, in che modo spingono un artista poi a impegnarsi e prendere posizione con la propria opera. Le vicende intendi, quella di Federico Aldrovandi, sì, e l'altra qual è? Quella di Mafia Capitale. Ah, ok, capirai. Possiamo stare due giorni a parlare. Allora, per quanto riguarda Mafia Capitale, io non avevo nessuna intenzione di fare una colonna sonora di una docufiction, però quando Alessandro Carboni di RaiCom mi ha mandato la sceneggiatura insistendo sul fatto che dovessi essere io a fare queste musiche, io, leggendo la sceneggiatura, ho cominciato a sentire il cuore aumentare il battito rapidamente. Sono emozionato leggendo, e non capita spesso, di queste persone che tra l'altro si muovevano nel quartiere dove io sono cresciuto da ragazzino. Dopo che ho finito le prime due puntate, ho detto: guarda, effettivamente questa colonna sonora la posso fare solo io. E lui, con un sorriso, ha detto: bene, sono contento, e quindi fantastico, siamo andati avanti. Dopodiché dare un'opinione su quello che è Mafia Capitale oggi è anche abbastanza, sarebbe molto retorico. E... una cosa che nell'ambiente romano ha sconvolto parecchio. Sì, stranamente, perché poi insomma è una roba con la quale conviviamo da decenni, quindi fa parte della nostra cultura, e cominciare a prendersela con i pochi che emergono in dei periodi storici, secondo me è anche abbastanza ipocrita, esatto. Però è anche necessario fare un servizio di cronaca, e secondo me il linguaggio usato da Canepari per fare la docufiction, e non parlo di Mafia Capitale, ma parlo del linguaggio proprio tecnico e grammaticale e artistico, è abbastanza nuovo e per me è stato entusiasmante, quindi ho partecipato soprattutto per questo. Per quanto riguarda invece Federico Aldrovandi, è una storia molto lunga, molto dolorosa. Per quanto mi riguarda, la mia canzone è nata da una chiavetta che mi portò Valerio Mastandrea a casa, in cui c'erano due pagine molto toccanti sulla vicenda, e lui venne da me con questa chiavetta dicendomi: falla diventare una canzone. Io non ho aperto quella chiavetta per un anno e mezzo. Dopo un anno e mezzo mi sono sentito di inserirla, l'ho aperta, e è abbastanza di getto è nato questo pezzo, che poi non mi sono sentito immediatamente di interpretare. Marina Rei, ascoltando la mia registrazione, mi ha chiesto di poterlo fare. Io sono stato contento di affidare a lei questa canzone. Adesso, dopo molti inviti di Patrizia, la mamma di Federico, a Ferrara per la commemorazione, sì, di qualche giorno fa, ho deciso di andare, ci siamo detti io e lei: forse è arrivato il momento per te di cantarla e per me di ascoltarla da te. L'ho fatta ed è stata un'esperienza potentissima che penso che ripeterò altre volte. Noi ti apprezziamo ancora di più per questo. Rimanendo a questo connubio con Mastandrea, io ricordo ancora con piacere, con un sorriso, quel fantastico video di Solo per te. E la cosa che mi è rimasta impressa, su cui ho sempre avuto un punto interrogativo, è la scena finale del video. Cioè lui che insegue tutto il tempo, tutta la durata della canzone, questa ragazza, poi alla fine insomma la salva da un salto nel vuoto e si scopre che in realtà è un transessuale, non so, un transgender, chiamiamolo così. E in realtà è lui, Valerio, vestito da donna. Ok, ma lui quindi è il se transgender, diciamo. Mi chiedevo appunto fosse una metafora o una provocazione. Ultragender. No, era un finale effetto che è nato un po' per gioco, ma che poi è il gioco del riconoscersi, cioè di come si proietta nell'altro spesso la propria immagine o la propria aspettative, esatto. E quindi l'idea che lui si trovasse
di fronte dopo tutto questo tempo di immaginazione, di aspettativa, se stesso vestito da donna era abbastanza interessante. Perché vedere Valerio vestito da donna era molto forte. Facciamo un po' un tuffo nel passato e andiamo al periodo dei Tiro Mancino. Fu un periodo abbastanza prolifico, molti grandissimi successi che rimangono nel tempo. Quando la questione della tua uscita, dello scioglimento, insomma, dopo la quale comunque il gruppo in sé di Tiro Mancino hanno via via cambiato sound. Guarda, non è, se pensi a tutte le mie produzioni, è abbastanza in linea con tutto quello che ho fatto. A me interessa molto la parte, diciamo, radicale dell'attività. Si vede anche dai miei dischi, cioè io faccio un disco quando sento veramente una forte motivazione di partecipare e di metterci tutto me stesso. Quel disco, la descrizione un attimo, questa motivazione la sentivo molto forte. Dopo l'ho sentita meno, probabilmente anche la band, o diciamo Federico, perché poi la band si è disgregata. Però probabilmente anche Federico stesso voleva proseguire in una direzione che magari era diversa da quella verso cui io avrei condotto il gruppo, quindi è andata meglio per entrambi, così siamo tutti e due più contenti. Restano comunque i grandi successi di quel periodo, resta sì, un'epoca. Sì, sì, restano i grandi successi, il grande periodo di felicità. Tra l'altro io, facendo quel disco, mi sono innamorato di Laura, abbiamo avuto due figli, quindi per me quello è un periodo benedetto comunque. E infatti anche a livello umano è rimasta poi l'amicizia e il rapporto col fratello di Federico, Francesco Zampaglione, dal quale è nata poi Io e Franchino, che è dedicata alla figura di Francesco Zampaglione. Sì, è diciamo una fratellanza, una canzone di fratellanza, su, perché io e Francesco abbiamo condiviso, diciamo, gli anni prima di tutto, cioè prima delle mie prime produzioni di Niccolò e lui prima di fare Alone Alieno. Noi abbiamo condiviso insieme a Davide Nerattini, Andrea Lapponi, Aiden Zammit, anni di veramente di cantina, di garage, di bottiglie dentro le quali facciamo i nostri bisogni. Sono stati periodi decisivi per la nostra crescita e quindi c'è una fratellanza proprio, e quella canzone parla di quella fratellanza che rimane a prescindere da tutto quello che poi accade nella vita, che magari inevitabilmente porta delle lontananze, strade che si separano, per dei periodi, per poi dei riavvicinamenti, però c'è qualcosa che va oltre tutto questo. E andiamo invece al 2008-2009, Musiche Ribelli, questo a mio parere grandissimo album con Luca Carboni, con il quale avete letteralmente stravolto dei pezzi storici degli anni 70 per dargli, secondo me, nuova vita proprio attraverso le vostre attitudini. Era questo il vostro vero intento, più che un omaggio, e se credi sia un esperimento riuscito? Ma guarda, io sono molto contento di aver fatto quell'esperienza con Luca, che tra l'altro aveva molto chiara l'idea delle canzoni e di come farle. Un tocco molto però personale, avete veramente rese vostre. Ecco. No, questo senz'altro, abbiamo cercato di farlo. In tre o quattro episodi secondo me sono venute anche molto molto bene. Luca è una persona fantastica, è un artista che ha molto chiara l'idea di cosa vuole fare nel momento in cui la fa. In quel momento ha scelto me per fare questo esperimento, io ho messo a servizio della sua idea tutto quello che potevo. Abbiamo avuto anche molta fretta nel fare quel disco e quindi sono molto contento tutto sommato del risultato. Veniamo all'epoca più recente, diciamo ai giorni nostri. Ecco, ci parlavi prima di questo progetto The Producers, dove c'è anche il nostro amico Max Casacci, che salutiamo, che vuole coniugare, si propone di coniugare musica e scienza. Raccontacene, parlacene. Questo è un collettivo nato da un'idea di Vittorio Cosma, che ci ha chiamato uno per uno, prima me, poi ha chiamato Gianni Maroccolo, poi ha chiamato Max Casacci e ha detto: io mi sono stufato di dover o lavorare per i film o per la pubblicità o per dei cantanti. Vorrei fare una roba totalmente libera, come quando da ragazzino andavamo, insomma, nel suo caso, la musica progressive, eccetera. Cioè andare, suonare, vedersi suonare senza un obiettivo, come posso dire, programmatico. Abbiamo tutti quanti avuto delle perplessità sul cosa fare, come, quando, eccetera, però lentamente questa cosa, con delle lentezze, con delle difficoltà, con anche degli scontri, però
sua forma molto precisa, e a questo punto noi ci sentiamo molto uniti, siamo molto contenti perché il progetto sta andando molto bene. E musica per conferenze spaziali, cioè si suona a dei convegni scientifici, come funziona? Musica per conferenze scientifiche, nel primo volume era l'album, si intitolava Planetario e parlava di astri grazie alle consulenze di scienziati quali Fabio Peri, per esempio, astrofisico. Nel secondo volume parliamo di botanica e c'è il professor Stefano Mancuso, che è un neurologo vegetale tra i più riconosciuti nel mondo. Andiamo alla collaborazione con Motta. Hai prodotto La fine dei vent'anni, hai firmato anche qualche testo, subito Targa Tenco come miglior opera prima. Una grande soddisfazione, considerando che a mio avviso la tua impronta sonora è netta, cioè per me è anche decisiva per il successo che sta avendo Motta. E a questo punto possiamo dire che l'indie moderno si avvicina sempre più a voi, tra virgolette, vecchia scuola. C'è stato questo avvicinamento negli ultimi anni, che prima forse non c'era. Ma guarda, intanto puntualizzo che nonostante sia d'accordo sul fatto che il mio apporto nel disco ci sia stato e che si senta, però musicalmente Francesco ha molto anche lì un'idea precisa dal punto di vista sonoro di come anche a casa sua faceva uscire i provini delle canzoni. Poi effettivamente abbiamo lavorato tanto insieme sulle canzoni, un anno e mezzo, due anni, non tutti i giorni, a pezzi, però sicuramente poi ci ho messo del mio. Però lui c'è buona parte, c'è la maggior parte del contenuto sonoro delle canzoni viene dalla sua stessa mano. Dopodiché sull'indie io che penso che la grande novità sia soprattutto, tra virgolette, manageriale discografica, cioè la novità dell'indie di questi anni secondo me è come gli artisti autonomamente e con i loro manager o le loro piccole etichette siano riusciti a esprimersi e a portare ad affermarsi i propri progetti senza interventi di normalizzazione industriale. Questa secondo me è la unica vera novità dell'indie, perché dal punto di vista artistico io non sento, a parte rarissime occasioni, degli episodi. Non si inventa più nulla. No, si può inventare, io sono un cane, lo ha fatto. Sì. Altri lo fanno, adesso mi dispiace non citarne altri. Hai citato un giusto esempio. Però non mi sembra che la novità sia nella musica o nelle parole, sinceramente. Mi sembra che ci sia una novità molto significativa nella gestione di questi progetti, da cui la discografia dovrebbe capire molte cose, la discografia italiana, non nel contenuto, nella forma, ma nella gestione e paradossalmente nella protezione di certi linguaggi. Il web ha dato una mano su questo, secondo te? Beh, certo, senz'altro. È alla base anche il web di questa diffusione. Nuovo modo di comunicare. Ce l'hanno fatta perché c'era il web. È stata la possibilità di autogestirsi. Chiudiamo con... sta diventando un classico questa domanda che facciamo, perché poi scopriamo che comunque c'è la possibilità di farla, adesso capirai, il logo del nostro canale, di sapere, l'immagine simbolo, è quella di Rino Gaetano, in cui ci riconosciamo sia come calabresità, sia come libertà, certo, d'espressione, certo, sia come quel po' di sana follia, certo, che serve per portare avanti un progetto del genere. Abbiamo scoperto che anche tu hai fatto una cover del buon Rino assieme a Costanza. Sì, i tuoi occhi sono pieni di sale, sì. Quindi cosa rappresenta per te, anche da romano, da cantatore romano, la sua figura, e se ti aspettavi questa sua esplosione molto postuma, direi, degli ultimi 10 anni? Sì, perché io sono stato un fan di Rino Gaetano totale e non mi ha sorpreso assolutamente la rivalutazione, anzi mi sorprendeva la sottovalutazione, semmai, seppur voglio specificare che non è stata una sottovalutazione, però per la caratura dell'artista avrebbe meritato anche ai suoi tempi da vivo di avere un riconoscimento maggiore. Sono molto felice che lo abbia avuto dopo, anche se mi dispiace che non abbia potuto goderselo, però è un artista unico nella storia della musica italiana, quindi amo ogni suo disco tantissimo. Costanza mi chiamò
che voleva fare questa cover, mi fece fare il ritornello con un microfono che si era portata lei a casa mia, l'ho cantata vuoto e lei poi lo ha montato, è venuta bene, si fantastico, c'era modo migliore per chiudere, ci tenevamo a raggiungerlo e non posso che ringraziarlo per la pazienza che ha avuto, per l'umiltà e la disponibilità che dimostra, come dico sempre, che poi i più grandi musicalmente e artisticamente lo sono anche a livello di persona, come potete vedere. E quindi chiudiamo facendo un saluto da parte tua agli amici di Gioia Video Channel e un arrivederci, speriamo quanto prima, al prossimo live in Calabria, con consiglio ai nostri amministratori, soprattutto della nostra provincia di Reggio, meno tarantelle magari, più cantautori, a noi non dispiacerebbe anche per fare meno chilometri. Saluto tutti gli ascoltatori di Gioia Video Channel, però diciamo una cosa equa, pure le tarantelle ci possono stare, perché ci piace pure. Sì, è che ormai è che voi siete troppo abituati. Sta diventando una dittatura, lo so, diciamo. Lo so. Quindi, quelle buone, le tarantelle buone. Esatto. Grazie ancora e alla prossima a Riccardo Sinigaglia. Prima di andare via, sorridi un po', come per proteggermi da una tua malinconia, con lo sguardo di chi non è cresciuto a gentilezze, anche quando non vuoi. Sorridi un po', dire tutto a posto, ti rivelo dopo.